44esima edizione del Carnevale di Ozegna, quest'anno una nuova location. Sì, abbiamo proprio deciso col direttivo che dopo 44 anni ci sembrava un pochettino il caso di cambiare e quindi abbiamo cercato una casa storica, una bella casa di Ozegna dove poter far uscire il personaggio sul balcone, come fanno tanti. Prima, non è che fosse, il comune fosse brutto da uscire, però era un, mi sembrava un po'... E allora abbiamo cercato di una cosa più varia, più ampia, perché la piazza è più bella e vedremo cosa succede. Quindi avete portato all'aperto nel cuore della città. Certo, sì, sicuramente sì, e spero che continueremo così per tanti anni. Anche dare uno stimolo agli ozegnesi, alla popolazione. Dopo un po' diventare una cosa monotona non fa bene. La novità, se fatta bene, fa bene, ecco, al paese. E poi la prossima settimana la sfilata? Il 23, sabato pomeriggio, ci sarà la sfilata dei carri. Chiediamo scusa ai commercianti per questo piccolo, però la variazione c'è. Purtroppo quando si fanno delle cose nuove possono esserci degli intoppi, vedremo di dare meno fastidio possibile, però sabato 23 ci sarà la sfilata e sabato 30 Polente e Merluzzo come chiusura di carnevale. La Proloco di Ozegna ha un nuovo direttivo, quindi siete appena entrati, diciamo, nel direttivo e tante idee in cantiere, tante idee in programma. Sì, abbiamo tante idee, speriamo di riuscire a concluderle tutte nel giro dei nostri 3 anni e vedremo cosa succederà. No, certo, la voglia c'è, le idee ci sono, la partecipazione c'è perché abbiamo fatto la serata anche l'8 febbraio con i comici da Colorado, abbiamo avuto tantissime persone, è piaciuta, commenti positivi, quindi dopo la sfilata ci sarà la chiusura al palazzetto con musica dal vivo, ci sarà da mangiare, da bere, quindi la festa continuerà fino a mezzanotte, quindi non, vi aspettiamo.